Verbania Carabinieri. Sì, salve 118, ascolti, noi stiamo mandando un po' di mezzi, quelli che riusciamo a recuperare, non so se vi hanno detto a Stresa, pare sia caduta una cabina, aspetta, sì, ascolta, torno al telefono, scusi un attimo, io sto mandando la medicalizzata, mando l'elicottero, si è schiantata una cabina, ok, mandiamo il vigile del fuoco, l'elicottero, ascolta, è caduta una cabina alla funivia di Stresa. Ma è sopra in cima al Mottarone, quindi? Ah, ma allora non... Ma Alpino o Mottarone? Che casino. Allora, mi dicono in cima al Mottarone. Sì. Alla funivia. No, perché adesso mi ha detto piazzale... aspetta un attimo. Perché hanno messo piazzale Lido, ma allora non è lì. Aspetta un secondo. No, piazzale Lido è Cassano. Lorenzo? Sì. Nord, vai, è Nord. In quartiere 19 non che sia la cosa del momento, ho cercato di attendere a inviare. Nord, Verbagna, Nord. Verbagna non ci arriva più. Vai verso Stresa, poi ti dico. Al momento tranquillo perché non sono a altezza. Presa da nord, da centrale, presa. Stai lì in zona che appena so altre notizie ti dico. Sì, ma no, io sto presa, cosa è successo dove? Al momento so che è caduta la cabina della funivia, ma non so dove. Un attimo che c'ho il 118 in linea. Allora, senti, io stiamo a andarvi lì, però stiamo cercando di capire perché fare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco, non è neanche raggiungibile da un mezzo via terra, e ascolta, è caduta la cabina di della cabinovia della funivia di Stresa. Sì. Non sappiamo di preciso dove, il collega è ancora al telefono, adesso allertiamo anche il SASPA, perché pare che non sia raggiungibile via terra, all'interno c'erano almeno 6 persone, non si sa le condizioni, sicuramente sono gravissimi. Ok. Io devo salutare perché devo gestirmi tutto l'intervento, abbia pazienza che è un po' complesso. Appena possibile mi fate sapere. Assolutamente sì, non lo sappiamo neanche noi. Appena grazie. Posto sì, salve. Grazie, salve. Grazie.